Si tratta dell'immobile della ex scuola che si trova lungo la via Tonnara, recuperato dall'amministrazione comunale di Valderice con lo scopo di restituire alla comunità un luogo di aggregazione e di promozione turistica. Per l'intervento il comune ha beneficiato dei finanziamenti del GAL Elimos e del GAC Torri e Tonnare del litorale trapanese per la realizzazione di un museo virtuale della pesca. L'esecutivo valdericino, guidato dal sindaco Mino Spezia, punta a promuovere le ricchezze paesaggistiche attivando all'interno del centro polifunzionale un infopoint turistico ed un museo virtuale della pesca e delle tradizioni marinare. Tant'è che i locali sono stati dotati di quanto necessario per offrire i servizi di front office, bistrò, bookshop. Qui vogliamo fare un centro di promozione turistica e di valorizzazione dei prodotti tipici locali. È previsto un mare, sono previste delle salette espositive, è prevista una sala conferenze, sono previsti anche i computer per poter svolgere le attività connesse alla promozione turistica di questo territorio. Credo che sia una grande opportunità non soltanto per la comunità di Bonaggia ma per la città di Valderice per promuovere le bellezze del proprio territorio e si va ad innestare proprio in un contesto che è stato oggetto di riqualificazione in questi mesi. Parlo del litorale costiero così come la banchina del porticciolo di Bonaggia, quindi il contesto si va riqualificando e permette ai turisti di offrire un panorama bellissimo, un bel posto gradevole da vivere non soltanto nei mesi estivi ma durante tutto l'anno. A questo punto l'amministrazione valdericina punta ad affidare l'immobile ad un ente o associazione no profit attraverso l'avviso pubblicato sul sito del comune. Abbiamo pubblicato un bando proprio per la gestione di questo centro polifunzionale, quindi sarà l'opportunità per delle associazioni di poter gestire il centro e di poter svolgere attività in questo luogo che è stato riqualificato e può essere anche una grande opportunità di lavoro per i nostri giovani, per i giovani del territorio. Mi auguro che ci sia una buona partecipazione e poter avviare al più presto questo centro e poterlo metterlo subito in attività così come auspichiamo.